Piero riassume in due grandi eventi. Il primo, la scoperta delle fosse comuni, non che non si sapesse, no? Si sapeva ovviamente che c'erano delle fosse comuni, però per una, anzi più esattamente per due generazioni nessuno si era posto il problema, era una cosa che rimaneva rimossa in qualche modo. E in queste fosse comuni si calcola che siano stati sepolti circa 130.000 persone, quindi un numero enorme. E l'altra vicenda collegata indirettamente, insomma, a questa stagione, questa lunga stagione del franchismo, non dimentichiamo che il franchismo è durato 40 anni, il doppio del fascismo, e questo ci fa capire anche perché molte ferite non si siano ancora cicatrizzate. Sono il figlio, e così a 50 anni, è il nipote del primo desaparecido.